Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video tag dedicato all'amore e all'amicizia. Io sono stata taggata da Riccardo del canale True Colors, che ringrazio per avermi taggata e che saluto. Vi lascio giù in info box il link al suo canale, ovviamente. Poi non ho idea invece di chi sia l'ideatrice o l'ideatore del tag, però se qualcuno lo sa, magari scrivetemelo giù nei commenti, così io posso aggiungerlo in info box. Però direi di non dilungarsi troppo con le premesse e partiamo subito con la prima domanda, che in un certo senso è divisa in due parti. Perché chiede: hai mai avuto una migliore amicizia? Se sì, racconta brevemente, e poi chiede se credo nell'amicizia. Dunque, io parto proprio dalla prima cosa che chiedono, quindi la migliore amicizia. Sì, ne ho avute due, una è finita e l'altra si è trasformata in amore. La prima, quella che è finita, è stata un'amicizia con una mia compagna delle scuole superiori, era una mia compagna di classe, ci siamo sempre frequentate, poi piano piano siamo diventate sempre più amiche fino a diventare migliori amiche. Ci confidavamo, ci vedevamo spesso, ci scambiavamo quei segreti tipici anche un po' di quell'età, però poi, come spesso succede, quando è finita la scuola abbiamo cambiato vita, abbiamo cominciato a frequentare persone diverse, quindi per un po' siamo rimaste amiche, ma poi piano piano le cose si sono sempre di più dissolte e l'amicizia poi è finita. Ovviamente, quando dico che l'amicizia è finita, intendo dire che non siamo più migliori amiche come lo eravamo prima. Però ovviamente non abbiamo smesso di parlarci, ogni tanto ci scambiamo un messaggio, ci mandiamo un saluto, però è molto diverso, diciamo che non è più quell'amicizia intensa, profonda e piena di confidenze che era una volta. Invece l'amicizia che si è trasformata è quella con il mio attuale compagno, perché il mio attuale compagno è stato il mio migliore amico. Io l'ho conosciuto che avevo 16 anni, siamo diventati amici, ci siamo frequentati per un sacco di tempo. E poi siamo diventati migliori amici perché ci siamo resi conto che tra di noi c'era una comprensione che andava veramente oltre ogni limite. Ci capivamo al volo, semplicemente guardandoci negli occhi. Quindi siamo diventati amici, ci siamo confidati, ci siamo frequentati anche da soli, però non c'è mai stato niente, nel senso che prima di metterci insieme ufficialmente non c'era niente tra di noi, eravamo proprio solo ed esclusivamente amici. Poi piano piano nel tempo ci siamo resi conto che questa amicizia stava diventando qualcosa di più, stava diventando amore. E ovviamente mi ricordo benissimo il momento in cui ci siamo detti che questa amicizia forse era qualcosa di più e c'è stato anche il primo bacio, che è avvenuto in un'area di Genova che è molto famosa perché c'è l'acquario, si chiama Porto Antico. Eravamo lì, stavamo passeggiando, poi ci siamo seduti su una panchina e a un certo punto lui mi ha detto: io con te sto proprio bene, mi diverto anche quando facciamo delle cose così semplici, anche a stare qui seduti sulla panchina io sto bene, mi diverto. Ci siamo guardati negli occhi e ci siamo scambiati un bacio. Poi è passato qualche giorno, diciamo, di assestamento, perché stavamo cercando di capire un po' cosa stava succedendo, e poi mi ha fatto, diciamo, la dichiarazione ufficiale, mi ha chiesto se mi volevo mettere con lui qualche giorno dopo. E adesso, dopo 23 anni, siamo ancora insieme. Quindi è stata senza dubbio una bellissima amicizia che però si è trasformata poi in qualcos'altro. E quindi, insomma, diciamo che le mie migliori amicizie non sono durate tanto, perché una si è trasformata e l'altra è finita. Attualmente ho qualche amica, però una migliore amicizia, proprio intesa come profonde confidenze, fiducia totale, reciproca, in realtà al momento non ce l'ho. Domanda 2. Ritieni più importante la vera amicizia, il vero amore o entrambi? Prima di rispondere a questa domanda, devo fare una piccola premessa. Io prima vi ho raccontato due amicizie che tutto sommato sono andate abbastanza bene. La prima, quella con la mia compagna di scuola, è avvenuta in un'età in cui eravamo veramente giovanissime, quindi insomma è finita l'amicizia, però nel momento in cui c'è stata è stata una bella amicizia. La seconda, quella con il mio compagno, è diventata poi l'amore della mia vita, quindi sicuramente è stata una bella amicizia che è diventata poi qualcosa di anche meglio.
Però nel corso degli anni io non sono stata assolutamente fortunata con le amicizie perché mi sono andate tutte male, devo dire la verità. Io ho avuto delle grandissime delusioni in amicizia e quindi se io dovessi scegliere tra l'amicizia e l'amore, io scelgo l'amore perché la mia esperienza in amicizia è tutto sommato negativa. Io ho avuto delle amicizie che mi hanno anche voltato le spalle, quindi questa non è una bella cosa in amicizia, però a me è successo più di una volta. Quindi, stando così le cose, ragazzi, mi dispiace, ma per quello che mi riguarda, se io dovessi scegliere tra l'amore e l'amicizia, scelgo l'amore senza ombra di dubbio. Tuttavia, siccome questa è solo la mia esperienza e credo che invece ci siano tante belle amicizie al mondo che vanno avanti da tanti anni, che vanno avanti da tempo, in cui c'è tanta fiducia, credo che sia importante sia la vera amicizia che il vero amore. Ma per quanto mi riguarda, le cose sono un po' diverse. Domanda 3. Tante amicizie o poche amicizie? Io direi che, vista la mia esperienza, forse è meglio averne tante, perché se qualcuno almeno volta le spalle, ci può essere sempre qualcun altro che non me le volta. E quindi, se dovessi scegliere, preferirei averne tante piuttosto che poche, perché magari se ne hai tante, qualcuna riesce ancora a conservarla o comunque a mantenerla in un certo modo. Domanda 4. Hai mai litigato pesantemente in amicizia? Litigato pesantemente no, però come vi dicevo prima ho avuto tantissime delusioni, ho sofferto io in amicizia, quindi anche se non ci sono stati litigi pesanti, ci sono state comunque delle delusioni e delle sofferenze. Domanda 5. In amore o in amicizia sai perdonare? Se sì, perché? Se no, perché? Dunque, io in generale sono una persona che sa perdonare, però sto anche attenta perché a volte quando si perdona troppo poi le persone se ne approfittano. Quindi io so perdonare perché credo che tutti meritino un'altra possibilità. Però se poi quell'altra possibilità una persona se la gioca male e mi delude di nuovo, allora poi non perdono più perché non voglio soffrire, ovviamente. Quindi è tutto un modo per proteggersi, per difendersi. Quindi non è un non perdonare per cattiveria o perché sono spietata. A volte può succedere di non perdonare più una persona che è già stata perdonata perché magari in quel modo evito di soffrire più di una volta. È tutta una questione di corazza, di difesa, di protezione verso se stessi, però diciamo che in generale io so perdonare quando una persona si rende conto di aver sbagliato, viene a scusarsi e mi chiede perdono, ovviamente io un'altra possibilità gliela concedo. Domanda numero 6. Secondo te si può definire un migliore amico un fratello o una sorella? A me non è mai capitato, sinceramente, però presumo di sì, quando magari un'amicizia è tanto intensa, tanto profonda, può capitare di dire come se fosse mio fratello e come se fosse mia sorella. Però in realtà personalmente non ho mai definito un'amica oppure un amico in questo modo. Poi io sono anche figlia unica, quindi mi riesce anche difficile capire fino in fondo come sia un rapporto tra fratello e sorella, perché non avendolo provato sulla propria pelle ci si basa su quello che si vede negli altri, su quello che viene raccontato, però viverlo in prima persona è comunque diverso. Domanda 7. Andresti mai a vivere con una migliore amica o col fidanzato? Dunque, io vivo adesso con il mio compagno, che era il mio fidanzato, che è stato anche il mio migliore amico, quindi assolutamente sì. Però, se io non avessi un compagno, devo dire la verità, non credo che andrei a vivere comunque con un'amica. Perché io sono abituata ai miei spazi, ai miei ritmi, quindi mi darebbe un po' fastidio condividere la casa con un'amica, perché un conto è un compagno del quale si è innamorati e con il quale si desidera davvero condividere tutto. Un'amica, secondo me, è un'altra cosa, quindi c'è bisogno comunque di privacy, c'è bisogno di spazio, c'è bisogno di mantenere i ritmi in un certo modo. Poi, per carità, ci sono un sacco di persone che vivono con degli amici, con delle amiche. Io però personalmente non lo farei, sono onesta. Ultima domanda, valuta questo bellissimo tag e tagga chi vuoi.
Dunque, a me non piace tanto dare voti, comunque direi che è un tag molto carino, che mi è piaciuto e taggo tutti quelli che ancora non l'hanno fatto e che hanno desiderio di farlo. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, vi mando un bacio enorme.